Questo libro parla della vicenda avvenuta il 26 aprile del 1986 in una città chiamata Pripyat, a 6 km distava la centrale in cui è avvenuta l'esplosione. A me è piaciuto particolarmente questo libro perché è un libro molto interessante e ancora non è chiaro quello che sia successo quella notte in realtà. E quindi mi piace leggerlo e approfondire sempre di più questa vicenda. A me questo libro mi è piaciuto e si intitola Molly e mi è piaciuto perché parla di una cagnolina che stava in un canile e una bambina è andata là e se la prese. Poi mi è piaciuto pure perché mi piacciono gli animali e questa lettura mi ha coinvolto in questo libro. Il titolo di questo libro è Zelda Bianca. A me mi è piaciuto particolarmente perché parla di questo lupo e questo lupo mi rappresenta perché è molto curioso ma anche timido e sa delle sue difficoltà. Io ho scelto Il diario di una schiappa perché parla di questo ragazzo che gli piace questa ragazza che è in classe ma si vergogna, però ha un amico che con lui ci scherza e è molto gentile con lui e lo incoraggia e poi alla fine si fidanzano e poi mi rappresenta anche perché anch'io mi vergogno a parlare con le ragazze. Il trattamento di Darelli è un racconto che parla del signor Mac che per sbaglio ha messo in punizione i suoi figli perché loro avevano rotto il vetro per l'ennesima volta e quindi il signor Mac li aveva messi in castigo senza cena. E così scatta il trattamento Ridarelli. I Ridarelli sono delle creature piccolissime. Questo libro si chiama Il trattamento Ridarelli e parla di questo signore che ha un lavoro molto interessante e quando va per la sua strada, per il lavoro, incontra questi sono tipo mostriciattoli che sono dei ridarelli e con cui fa tante avventure divertenti. E mi è piaciuto perché parla di cose divertenti e molto avventuroso. Questo libro si intitola La gattina che voleva tornare a casa e parla di un gatto che abita in una città francese che un giorno si perse e si ritrovò in Inghilterra e affrontò molte avventure per tornare a casa. Questo libro si intitola La canzone di Achille e parla di Patroclo e Achille che sono amici, poi questa amicizia si espande, diventa sempre più grande, ma si scoprì che non era solo amicizia tra loro, ma era amore. Patrocle morì nella guerra e si rincontrarono nel mondo di Ade. Questo libro è quello che mi è piaciuto di più, perché fra tutti quelli che ho letto è quello più bello. Questo libro si intitola Martin Luther King e parla della storia di Martin e delle cose che lui fa per le persone di colore. E mi è piaciuto perché è una storia molto interessante, ma anche molto brutta per ciò che succede. Questo libro è Le streghe di Roald Dahl. Parla dell'avventura di un bambino e di sua zia che vanno in un hotel pieno di streghe. Questo libro mi è piaciuto perché parla di questa avventura e anche di molte cose interessanti, soprattutto le streghe. Io ho scelto Il coraggio del cinghialino perché mi è piaciuto molto e parla di un cinghialino che viene cacciato dalla sua famiglia e viene preso, viene adottato da altri cinghiali, però questi cinghiali vengono cacciati da dei cacciatori. Riescono a scappare perché i cacciatori a un certo punto non li vedono più e loro riuscirono. Io ho scelto questo libro perché parla di un lupo che è diverso dagli altri ed ha le caratteristiche della madre. La cosa che mi ha colpito di più è che ogni sbaglio che commetteva imparava qualcosa
e che non, com e non commetteva più lo stesso errore. Questo libro si intitola Il fantastico viaggio di Stella. È un libro che parla di padre e figlia che sono tutte e due molto appassionati all'astronomia e alla scienza in generale. Purtroppo poi il padre muore e la figlia si ritrova in una vita triste, fino a quando non trova un buco nero che si è intrufolato nel suo giardino. Il buco nero si chiama Larry e convive con lei per molto tempo. Fino a quando lei non decide di gettare i ricordi del padre e farli risucchiare a Larry. E poi si accorge che questi ricordi sono svaniti, essendo risucchiati dal buco nero, sono spariti anche dalla sua mente. E quindi decide di entrare nel buco nero e di recuperare questi ricordi, fino a quando per tornare a casa non si ritrova in una stanza con un ologramma di suo padre. E da lì capisce che non può restare lì, non può tornare indietro, ma può solo andare avanti, voltare pagina e vivere la sua vita felicemente.